Salve a tutti dal Papi, buon giovedì 5 novembre 2020. Mio padre me lo diceva sempre: ne vedrai di tutti i colori. Infatti, la stiamo vedendo divisa in tanti colori la nostra Italia: tre colori, rossa, arancione e giallo. Adesso voi di quale colore fate parte? Ma le limitazioni messe ferme a se stesse non servono a niente, bisogna sempre abbinarle al buon comportamento delle persone e soprattutto al rispetto di quelle che sono le tre regole fondamentali che andiamo sempre a sottolineare, che noi dimo sempre. Queste sono le regole, però sembra che la gente ancora non capisca molto l'importanza del rispetto di queste regole. E so solamente tre, ve lo ricordo che sono tre: distanziamento sociale, vi dovete allontanando, dovete stare tutti quanti a far comunella, come si dice. Poi lavarsi e igienizzarsi le mani, che fate? Non ve lavate le mani? A parte una cosa che bisognerebbe fare sempre questa, però in questo periodo in maniera maggiore. E poi dovete mettere la benedetta mascherina, ma messa bene a copertura di naso e bocca, non la dovete mettere sotto il naso, non serve a niente messa così. Quindi il nuovo DPCM unito al buon comportamento delle persone dovrebbe portare a qualcosa di buono. Mi raccomando, cerchiamo di rispettare le regole, perché altrimenti stavolta siamo davvero nella monnezza, come ve lo devo dire. Questo è proprio l'ultimo passo per poterci salvare davanti a questo maledetto virus. Come sempre troverete pubblicato sulle nostre principali pagine questo incontro che riguarda una notizia del sociale, un po' che ci riguarda tutti quanti, quindi in questo periodo la pandemia, e poi tutto il resto invece sono notizie e informazioni utili del nostro gruppo Italia Quattro Zampe, per essere insieme a voi la voce di tanti pelosetti del mondo. Sono sempre tante le persone che ci chiedono adozioni attraverso il nostro numero WhatsApp, ma tutti chiedono dei cuccioli e noi cuccioli in questo periodo non ne abbiamo. Ma avete mai pensato a qualche ex cucciolo? Chi sono gli ex cuccioli? Sono quei cuccioli che poi sono cresciuti, e tanti di questi sono cresciuti anche dentro i canili. Pensate che sono entrati cuccioli e adesso sono passati 10 anni, 12 anni, 15 anni, 8 anni. Ce n'è davvero per tutti i gusti, anni di reclusione senza aver commesso niente. Quando pensate di adottare un pelosetto, fate anche un pensiero a questi che sono dimenticati dentro i canili, a quelli che ormai non hanno più speranza. Cerchiamo di dare gli ultimi anni a questi pelosetti degni di essere vissuti dentro una famiglia. Quando pensate di adottare un pelosetto, pensate a quelli che noi definiamo gli invisibili. Da qualche giorno sulle nostre pagine stiamo pubblicando le foto e video di Pippo. Chi è Pippo? È un pelosetto che cerca una casa, circa 20 kg, ha intorno ai 3 anni, è davvero una meravigliosa creatura, come la definisco io. Lo conosco benissimo perché Pippo si trova proprio a casa del Papi, è stato sterilizzato, è davvero un pelosetto speciale. Lui ama tanto gli spazi aperti, quindi cerchiamo per lui una casa con un bel giardino dove possa correre e si possa sfogare in tutte le maniere possibili e immaginabili, ma non disdegna certamente un riposino anche su un tappeto e su un divano. Quindi magari ci fosse la doppia opzione di poterlo tenere in esterno e dentro casa, specialmente in questo periodo che è un pochettino più freddo. Comunque, se volete sapere di più dovete andare sulla nostra pagina Italia 4 Zampe per vedere chi è proprio il nostro Pippo. Tra poco arriverà il freddo, sicuramente tanti di voi si stanno già preparando, c'è chi ha messo il gas nel bombolone, c'è chi ha comprato la legna per i caminetti, c'è chi si attaccherà invece ai tubi condominiali in maniera legale ovviamente per poter riscaldare il proprio appartamento. Noi possiamo fare tutto questo, però i randaggi non possono fare tutto questo, cioè non si possono accendere un focherello, non possono fare niente. Spesso e volentieri si avvicinano alle case in questo periodo un po' più freddo. Se avete la possibilità di dare ospitalità a un piccolo randaggio, che possa essere un cagnolino, che possa essere un gattino, qualunque esso sia, fatelo, anche in angolino sotto una veranda, perché per loro l'importante è trovarsi e sentirsi un pochettino in una famiglia. Se si avvicinano ad una casa è perché hanno bisogno di protezione, hanno bisogno di qualcosa. Se avete un angolino, concedetelo a qualche piccolo randaggio. E ricordate sempre che dopo il verbo amare, il verbo aiutare è uno dei più belli del mondo. Come sempre nella parte finale di questo incontro ricordo a tutti i nostri amici che ci vogliono bene, che volendo ci possono voler bene. Come ci possono voler bene? Andando anche sul nostro sito, che troverete pubblicato nella descrizione di questo post. Poi ci sono i modi materiali per poterci voler bene, con i negozi Zomax a Priverno in provincia di Latina, a Sabaudia in provincia di Latina. Anzi, esorto tutti a farsi una passeggiata in questi negozi, specialmente chi de zona, perché c'è pure qualche buffo da sistemare. Quindi
magari se ci aiutate è qualcosa davvero di gradito dal nostro gruppo. E inoltre, per chiudere in bellezza, vi ricordo che ci abbiamo sempre disponibili, che servono per proteggere voi e aiutare i pelosetti, le mascherine che vanno indossate in maniera corretta. Cioè, le mascherine non si mettono così, non si mettono così, le mascherine si mettono a copertura di naso e bocca, ok? Se no l'ultimo DPCM non ci serve assolutamente a niente. Comunque, mascherine solidali per sostenere il nostro gruppo. Adesso fate quello che vi pare, richiedete quello che vi pare attraverso il nostro numero WhatsApp. Tutte le mattine troverete pubblicato questo incontro che riguarda notizie e informazioni utili del nostro gruppo Italia Quattro Zampe, Ringrazio Prego e Dono, Chance for Dogs, Esco d'Insolando, quattro associazioni unite per essere sempre insieme a voi la voce di tanti pelosetti del mondo.